Siamo qui con Vincenzo Mormile, il portiere del Marcianese. Allora Vincenzo, doppietta in pochi giorni, 3-0 oggi, che partita è stata secondo te? Ma guarda, è stata una partita bellissima da parte nostra, sapevamo di affrontare una grande squadra, una squadra attrezzata per vincere, infatti prima nel loro girone, però l'abbiamo preparata bene, l'abbiamo preparata nei minimi dettagli e alla fine l'abbiamo puniti due volte il primo tempo su delle azioni provate in allenamento. Ci siamo arrivati un po' soffrendo questa partita perché avevamo Allegretta fuori per infortunio, Pucino che comunque ha giocato con una fasciatura, quindi le scorie dell'intero campionato sono venute fuori in questo periodo, però è stata una grande vittoria, un 3-0 che secondo me resterà negli annali visto che comunque è il primo anno di questa Coppa Italia. Nel finale hai fatto 2-3 interventi strepitosi, quindi possiamo dire che la firma di Mormile c'è in questo Marcianese, in questa finale. Ma sì, ci tenevo a non prendere gol, il ruolo del portiere è proprio questo, quello di cercare di non prendere mai gol. Ci ho provato, sono stato anche abbastanza fortunato sulla traversa, perché l'ho deviata prima e poi andato sulla traversa, però la seconda parata è stata un po' più bella e spettacolare, però l'importante è questo, l'importante è portare avanti un progetto iniziato il 31 luglio, la società ha programmato il tutto ed è stata una gioia immensa concludere così. L'emozione di vincere campionato e coppa in 3 giorni? Per me è la prima volta, che sabato è stata la prima volta di vincere il campionato, ora questa Coppa Italia che, ripeto, è la prima, che è la prima volta che viene divisa, quindi resterà per sempre negli annali. È un'emozione indescrivibile, io a volte ci ripenso e non ci credo ancora che abbiamo fatto sia campionato che coppa, quindi mi godo questa vittoria, soprattutto perché l'anno scorso vengo da una brutta sconfitta contro il Villa Literno, quindi una gioia immensa e doppia sicuramente. Grazie.